Ehi gruppo, buongiorno, un saluto da Dottor Palmas. Oggi vi voglio fare un video per i fumatori e anche per i non fumatori, una cosa molto importante. Quanto costa un pacchetto di sigarette in Italia? Mediamente parliamo oggi di un marchio famoso, per esempio il Marlboro, parliamo delle sigarette Marlboro. Io vedo qua su internet che costano 6 euro. Perché okay, io non so quanti di voi fumano qua nel gruppo, me lo potrete confermare. In questo video vi voglio spiegare a cosa bisogna fare attenzione. Ok, una volta si mettono i denti fissi, tenete conto che questi denti sono delle protesi che possono attaccare coloranti, elementi esterni, soprattutto il fumo, possono macchiare queste protesi. Significa poi dover andare dal dentista, svitarle e andarle a ripulire con cadenza semestrale. Meno si svitano le protesi fisse, meglio è, quindi evitate di incrostare le protesi. Una cosa importante, chi ha i denti fissi su impianti deve evitare di fumare. Per esperienza abbiamo curato migliaia di pazienti nell'Est Europa, in Romania, Moldavia, quindi voi che state guardando questo video sicuramente siete portatori di protesi mobile. Ma molti di voi sono fumatori. Quindi ci sono delle cose che devo dirvi per quei pazienti che fumano, che ancora fumano, che non hanno ancora cambiato il loro stile di vita. Poi parleremo anche di come cambiare lo stile di vita. Per queste persone che fumano è importante sapere che le sigarette macchiano le protesi, qualsiasi tipo di protesi. Non c'è una protesi che si macchia o una che non si macchia. Vengono macchiate tutte. Ok, qui, come dice il proverbio, paziente avvertito, mezzo salvito. Quindi sappiate che il fumo, il tabacco macchia. Ma ci sono delle sigarette che macchiano meno, per esperienza, molto molto meno. Questi tipi di sigarette sono quelle che ti faccio vedere adesso. Per esempio, sono questi dispositivi che riscaldano il tabacco. Questi dispositivi che riscaldano il tabacco tendono a macchiare meno, molto, 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 molto meno, molto meno. Io raramente vedo pazienti che hanno macchie sulle arcate, incrostazioni di tabacco, su pazienti che usano questi dispositivi. Assolutamente non sto incoraggiando, l'utilizzo di questi dispositivi, ma vi sto dicendo solamente che questi macchiano meno, ma comunque macchiano. Ok, la cosa migliore è sempre smettere di fumare, iniziando a fare qualcos'altro. Com'è che si smette a fumare? Si smette di fumare facendo qualcos'altro, iniziando a correre con la bicicletta, magari con la musica nelle orecchie, pensando a dei progetti che si vogliono fare. Un esempio, bisogna fare associazione con delle emozioni positive, quindi andare a sostituire il gesto, ok, con delle nuove emozioni. Vi faccio vedere invece adesso quelle che causano le macchie, le incrostazioni peggiori. Vi ho fatto vedere quelle che mostrano dei segni nel tempo di incrostazione inferiore. Ora vi faccio vedere quelle che proprio sono interdette. Meglio non fumare, dice Sesta Saverio. Ovviamente, ovviamente sono d'accordo. Queste qua sono invece, questi sono i dispositivi che causano più problemi. Questi sono i vaporizzatori, quelli che svapano, quindi che usano questi dispositivi elettrici che producono un vapore derivato di liquidi che vengono messi dentro a questi dispositivi. Parliamo di questi liquidi che si comprano. Sono dei liquidi che si vanno a attaccare alle protesi in maniera rapidissima. Io vi dico, i pazienti che svapavano alla grande questi dispositivi sono quelli che ho visto poi avere le incrostazioni più ostinate sulle protesi, perché questi sono dei liquidi che vengono vaporizzati, ma si vanno ad attaccare direttamente sopra alle protesi. C'era, ecco, un paziente, mi ricordo ancora molto bene, lui aveva un dispositivo come questo che svappava, lui quando entrava c'aveva la nuvola di vapore dietro.
E questo liquido che si va a vaporizzare viene poi ad attaccarsi sopra le protesi ed è difficile da staccare con lo spazzolino. In quel caso dovrete andare per forza a un centro come quello di Bergamo, che abbiamo a Bergamo, dove con un dispositivo speciale viene staccato via tutto quello che si è attaccato sulle protesi. A Bergamo abbiamo questo dispositivo che vi fa. Le protesi si svitano solo in caso di oggettiva difficoltà da parte dell'igienista di pulizia della protesi. Okay? Di routine le protesi vengono ripulite tenendole avvitate sugli impianti, perché ogni volta che sviti la protesi c'è il rischio che la vite si spana oppure le spire delle viti si stressano, svita oggi, svita domani, c'è il rischio o che si spana la vite, l'ingaggio della brugola, oppure che si affaticano le spire, a un certo punto si rovina il filetto. Quindi è meglio, uno, non fumare per non dover svitare la protesi, tre, usare i kit a casa di igiene che trovate su www.igiene.dottorpalmas.com. Chiudo il video, ok, chiudo il video adesso con un piccolo trick che vi permette di viaggiare gratis, soprattutto chi va in Moldavia. Avete sentito bene, viaggiare gratis. È possibile viaggiare gratis, andare in Moldavia? Sì, è possibile, anche fare viaggio e ritorno, ma non solo una volta, tutte le volte. E questo è un piccolo trucco che mi ha insegnato un paziente, più di un paziente, ok? Forse qualcuno di voi già lo sa, già conosce come viaggiare gratis dalla Francia a Chisinau, per esempio, dall'Inghilterra a Chisinau, dall'Italia a Chisinau. Non importa, anzi, forse quelli che viaggiano dall'Inghilterra non solo viaggiano gratis, ma in più ci guadagnano a andare in Moldavia. Ci sono poi invece i pazienti che arrivano facciamo anche il Nord Europa, dal Belgio, dall'Olanda, questi si fanno anche i soldi andare in Moldavia. Semplicemente un pacchetto, una stecca di sigarette in Moldavia costa 20 euro. Se voi viaggiate con 4-6 stecche di sigarette, vi state ripagando il biglietto e vi state anche facendo soldi. Questo è per i fumatori. Questo è un piccolo trick che mi aveva spiegato un paziente. Vi ricordo però che c'è il limite di 2 stecche di sigarette, ok? Quindi non potete. In Italia un pacchetto di sigarette viene 6 euro, quindi parliamo di una stecca, c'è un risparmio di 40 euro a stecca. Praticamente con 2 stecche un fumatore sta risparmiando 80 euro, ok? Se ne prende 4 sono 160, se ne prende 6 sono 240 euro, ok? Ma voi direte, sì, ma così viaggiano gratis solo o meglio, anzi, ci sono solo 2 stecche. Un paziente cosa aveva fatto? Assolutamente non sto incoraggiando a fare questo, vi racconto una storia che mi ha raccontato un paziente, no? Lui si era preso le stecche in più di quelle che si era portate, le aveva date a quella che stava davanti a lui e quello che stava dietro, due a uno, due all'altro. Poi passati i tornelli se le era fatte ridare. Questo in realtà è una cosa che non va fatta, ok? Assolutamente non sto incoraggiando, vi sto raccontando una storia di un paziente che viaggiava gratis in questo modo. E in realtà, anche se tu non fumi, potresti anche tu viaggiare gratis, ok? Questo è uno scherzo. Prendi le sigarette e le vendi a chi fuma e nella tua famiglia. No, scherzo. Questo era solo per chiudere il video in maniera simpatica sul tema del fumo. Non fate queste cose, smettete di fumare, non fate i contrabbandieri. E evitate di rovinarvi le protesi, di andarvi a incatramare tutte le protesi
andando a utilizzare svapatori o le sigarette a combustione. Se proprio non riuscite, non riuscite, vi ho indicato quali sono i dispositivi, quelli che ci causano per esperienza meno danni. Non ci sono studi in merito, non è che andate su PubMed e trovate degli studi scientifici. Vi dico per esperienza empirica quello che noi vediamo tutti i giorni. Noi vediamo sia i pazienti dopo 6 mesi, dopo 1 anno, dopo 2 anni, e quando vediamo delle protesi belle incatramate, chiediamo: ma cosa usi? Quella che è l'esperienza diretta, i pazienti che hanno riportato più problemi sono pazienti che fumano le sigarette e pazienti che usano gli svappatori. Invece quelli che usavano l'elettronica, no, non c'erano questi tipi di macchie. Io vi faccio un saluto e scrivete qua nei commenti chi ha smesso di fumare, come ha fatto. Aiutiamo gli altri a smettere di fumare condividendo la nostra esperienza e spiegando e facendo vedere che c'è, che si può, che c'è un modo di smettere di fumare. Condividete la vostra esperienza e chissà, magari sarà un post questo che aiuta le persone a non solo recuperare i denti sul lungo termine e evitare di perdere il lavoro fatto, ma recuperare anni di vita. Un saluto, ciao.